Chicco? Che è sto Chicco? Si dice pronto, André? Pronto? Sono Chicco. Oh, Chicco! Cretino, sto arrivando, sei pronto? Sì, sì, sono pronto. Dai che siamo in ritardo, Francesco mi ha già chiamato, scendi. Sono pronto, l'unica cosa è che quando arrivi non suonare il clacson che dà fastidio, grazie. Bene, tranquillo. Apri dietro! Quanta roba si è portato! Dai, sparte! Hai portato il tonton? Pronto? Franci, di. Stiamo arrivando. Sì, arriviamo. Sì. Tonton preso! Cavetto? Sì, 2 minuti e siamo da te. Ciao. Tonton e cavetto! Quant'è? Ho preso cornetti e crocchè, non sapendo a che ora saresti arrivati. Ho preso colazione e cena. Che spiritoso. Ma possiamo mangiare prima di andare lì? Ok, mi fa un'analisi? Che te? Dico, mica ci dobbiamo andare a fare le analisi che non possiamo mangiare, eh? Vabbè, l'importante è che ci sbrighiamo. Andiamo? E allora seleziona la strada a pedaggio. No, metti la strada normale che costa meno. Ma siamo già in ritardo. E allora facciamo a votazione. Però prima volevo ricordare il famoso filosofo che diceva che chi viaggia senza incontrare l'altro non sta viaggiando, si sta solo spostando. E allora chi vota per la strada normale in modo tale da godersi il paesaggio e rendere il viaggio ancora più avventuroso? Io! Perfetto, siamo in due e quindi la strada normale. Comunque posalo perché conosco una scorciatoia e non c'è bisogno. E il tonton, lo butto! A volte se ci penso di fronte a tutto questo mi sento così piccolo. Medio. Grande. Chiatto. Guarda che bella, ce la facciamo una foto vicino. Veloce però, eh. E riesci ad entrare con la macchina nell'erba? La macchina è bloccata. Vabbè, non arriveremo mai in tempo. Tu hai la tua idea di farti la foto vicino alla casa abbandonata con la macchina. Le tue foto d'autore. Era carina come immagine, hai capito? La casa antica. Poi ricordiamoci che va calciato da dentro a sto casino. Sì, intanto le travi le ho prese io. Sì, ma la forza ce l'ho messa io. Comunque siamo già in ritardo sulla tabella di marcia. Su e andiamoci per una via normale. Conosco una scorciatoia. Dai, andiamo. Come siete, via avanti, eh? Dai. Questa mattina il decreto passerà alla Camera. Voltiamo pagina, si terranno oggi i funerali dei ragazzi rimasti uccisi. Ragazzi, lo sapete che il filosofo cinese Lao Tzu diceva che anche un viaggio di 1000 miglia inizia con un passo.
schifo, Andrea. Scorreggiato. Oh, raga, io mi sono emozionato alle sue parole. Fai come i cani che quando si emozionano fanno pipì. Mamma Andrea, che schifo. Apri, che cambia l'aria. No, no, chiudi che cambiamo macchina. Allora? No signal. Ma che fai? Pipì. Seduto. Ma così mi hanno insegnato. Alzati. No. Questo è proprio stupido. Dai. No, che non ci viene. Oh, che bello. Si può fare anche la cacca in piedi. Che cretino. Sei un cretino. Le foto? Ce l'ho io. Come sono venuto? Bene, le vuoi vedere? Aiutami. No, ya. Ma ya, vengo sempre male in fotografia. Vedere. No, Chicco coi capelli. Chicco. Oh, fatevi fatti vostri. Dai, stiamo scherzando. Chicco, stiamo scherzando. Chicco. Chicco. Dai, stiamo scherzando. Chicco. Scacciò l'uomo e dinanzi al giardino di Eden pose dei cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire l'accesso all'albero della vita. Francesco, ma che leggi? La Bibbia. La Bibbia? Se poi ci interrogano. Ma chi ci deve interrogare, ma smetti. Se poi ci interrogano non è che mi chiedete, non mi avete suggerito. Nessuno ti chiederà niente, non ti preoccupare. Di nuovo. Ci correggiate. Ragazzi, è un'emozione facile. Mamma! Sì, non ti preoccupare, facciamo un po' ciascuno alla guida. E ora? Sinistra? Svoltare a destra. Si è ripreso? No. Ho perso il segnale. Vabbè, intanto andiamo a destra, eh? Sì, tanto è inutile, ci siamo persi. Non ci siamo persi. Ci siamo persi. Segnale? Niente. Strada continua? Chiusa. Ragazzi, quante possibilità ho di aver calpestato del fango? È un mese che non piove. Tu in macchina non ci sali. Le campane! La chiesa! Ti ho detto che non ci eravamo persi. Dai! Le giacche! Segnale.
Pronti? La chiave? Ce l'ho. Comunque a me sta storia del paradiso ancora non convince.